c'è Taddei pronto a effettuare il cross, guadagna pure l'angolo, taglia vento, mandaci a casa. Ma come no, non è angolo. Ma come non è angolo? Oh, è finita! Rilancio di Muslera, è finita! È finita! È finita! È finita! È finita! E torniamo in testa! E torniamo in testa! Salutiamo l'Inter! Salutiamo! Salutiamo Zero Titoli! Salutiamo Moratti! Salutiamo tutti! Siamo in testa! Siamo padroni del nostro destino! Siamo i padroni del nostro destino! Siamo primi in classifica e siamo tornati primi da soli! Padroni del nostro destino! Primi in classifica! Primi in classifica 2-1! 2-1 nel derby, doppietta di Mirko! Doppietta di Mirko Vucinic! Ride anche Scarface, adesso tutti in campo, tutti in campo, adesso tutti in campo, non ci vogliono stare. Faccia rivedere dito, capitano, faccia rivedere dito, voglio rivedere dito, voglio rivedere dito del capitano, voglio rivedere dito del capitano. Scarface intanto, Scarface intanto, Scarface intanto sta cercando, Scarface sta esultando, eccolo di nuovo il dito, eccolo di nuovo il dito del capitano. Eccolo di nuovo il dito del capitano che viene fatto vedere. E va il capitano sotto la curva. Va il capitano sotto la curva. Tutta la squadra adesso sotto la curva. Tutta la squadra sotto la curva. 2-1 per la Roma. Doppietta di Mirko Vucinic, gol di Rocchi. Doppietta di Mirko Vucinic, gol di Rocchi. Gol di Rocchi al 13° minuto del primo tempo. Doppietta di Mirko. Doppietta di Mirko all'ottavo e al 18°, all'ottavo e al 18°, doppietta di Mirko del secondo tempo, gol di Rocchi al 13° del primo tempo, la Roma che vince il derby, la Roma che torna in testa alla classifica, un risultato straordinariamente importante, c'è tensione, c'è tanta tensione anche qui, c'è tanta tensione anche qui. Oltre che in campo c'è tanta tensione anche qui, la Roma che vince e torna in testa alla classifica, e la Roma da questa sera con questo risultato straordinariamente importante, per me se ne cuce metà sul petto. Adesso ragazzi, 4 ne mancano, 4 partite soltanto, 4 partite soltanto per il trionfo finale, 4 partite soltanto per il trionfo finale. Mirko ha deciso il derby, ma non va dimenticato quello che ha fatto Giulio Sergio, quello che ha fatto Giulio Sergio, ha parato il calcio di rigore di Floccari, poteva essere il 2-0 della Lazio inizio secondo tempo, lui ha parato, poi c'è stato il calcio di rigore realizzato da Vucinic per il pareggio e poi Mirko al 18° minuto ha dato il gol del 2-1 e la Roma ha portato a casa questi 3 punti importantissimi. La Roma che sale a 71 punti in classifica,